Io non voglio aggiungere o dire parole perché questo non è il momento delle parole. Voglio dire ai tifosi che non è certamente un atto di consolazione, ma che è sottoscritto solo oggi, per la prima volta dopo 17 anni, alza bandiera bianca. Cioè, devo accettare che non siamo riusciti a fare quello che tutti quanti avremmo desiderato. All'inizio a cominciare un campionato come volevamo, dignitoso, e via via facendo abbiamo fatto la fine degli studenti che vanno a scuola e penso di studiare tutti per trimestre. Certamente il mio pensiero va tutta la tifoseria giallorossa che in un anno ha visto svanire 17 anni di sacrifici, che ha condiviso con me e che in questo momento mi fa solo pensare che ho tolto il sorriso a qualcuno e naturalmente vorrei che lo sapesse, l'ho tolto anche a me stesso. Il calcio è una parte della mia vita, sono 17 anni che io vado sui campi di calcio, sono 17 anni che non rimbianco, ma sono 17 anni che andavano probabilmente non sciupati in questo modo in 11 mesi. Gli errori è il momento di farli, è il momento di fare un'analisi, penso di no, non si fanno mai le analisi a sangue caldo, si fanno le analisi per cercare di non ripetere gli stessi errori. Io credo che è stato un anno molto difficile per gli errori di tutti e per quello che è poi l'imponderabile del gioco del calcio. Anche oggi non è che si pensasse che si poteva arrivare qui, vincere e poi fare la corsa, ma la speranza nel cuore c'è sempre. Io mi rivolgo a tutti e vi dico, una volta vi dissi non ammainate le vostre bandiere, ma avevamo perso una finale per andare in Serie A e io ero presidente da 2 anni, c'era tanto di più, c'era la voglia di un traguardo che tutta la città ha desiderato e che io ho avuto l'onore di rappresentare e di dare a questa città. Vorrei dire che i colori giallorossi sono i colori del mio calcio, non del calcio, del mio calcio. Il mio calcio è di colore giallorosso. Io dipingerei, se potessi, gli stadi di tutta Italia giallorossi. Farei i palloni di colore giallorosso, farei il prato degli stadi di colore giallorosso. Purtroppo i colori qualche volta si periscono, rimangono i ricordi. Io mi auguro che in questa amarezza che colpisce tutti, la città, la tifoseria, le istituzioni, qualcuno, a partire da me, faccia un'analisi dei propri errori e non solo quelli degli altri. Perché, come dico qualche volta parlando in un'altra sede, e tutti lo sapete, certamente gli altri fanno gli errori, cioè, certamente noi facciamo gli errori, ma noi siamo gli altri per voi e voi siete gli altri per noi. Cercare il colpevole non c'è, il colpevole è il Benevento Calcio, società sportiva guidata da sottoscritto con una serie di addetti ai lavori che mi auguro in buona fede hanno fatto il massimo per non arrivare a questa giornata. Gli errori vanno rivisti in un momento di approfondimento per continuare, non è nemmeno il momento di parlare di questo, è il momento di stringere quelle bandiere, conservarle, come quando si conserva il ricordo di qualcuno che è andato via. Trovare qualche posto in cui pensiamo che c'è, qualcuno pensa che siamo delle stelle, che torniamo a essere stelle dopo la vita, qualcun altro pensa che siamo nel soffio del vento, che io dico mio amico. Ecco, chiudiamo gli occhi e pensiamo non agli stati che abbiamo calcato di Torino, di Milano e di altro. Pensiamo a tutte le volte che siamo stati insieme nella gioia e proviamo a stare insieme anche nel dolore, perché è un dolore che condividiamo, che io condivido con tutti voi e che mi auguro che voi condividiate con me. Al di là delle responsabilità che mi assumo come presidente, non sono certamente l'autore del tiro sbagliato, ma come dicevo prima a un signore, a un amico che mi è venuto a salutare, è vero che io non gioco, ma sono io che li mando in campo e quindi sono responsabile come loro.
restiamo sul tema calcio, perché poi chiaramente la vita è altro e noi stiamo parlando di calcio, però è evidente che c'è grande sofferenza per questa non ancora matematica retrocessione, ma insomma veramente ci siamo vicinissimi. Ecco, in questi casi lei ha detto non è tempo di analizzare gli errori, forse non lo sarà più, nel senso che se il Benevento fosse riuscito a salvarsi, in quel caso analizzare gli errori per non commetterli più in questa categoria poteva essere fruttuoso. Ora, in un momento di grande disperazione calcistica, ecco, quale può essere, perché ci deve essere, una parola di ottimismo per trovare poi la forza di ripartire? Insomma, ci sono squadre che, ecco, penso al Perugia, che hanno già rivisto la C dopo una retrocessione in B e sono tranquillamente tornati in Serie B con una voglia ancora maggiore, anche se ora anche loro insomma non navigano in buone acque. Però ecco, una parola di ottimismo ci può essere in un momento sicuramente di grande disperazione calcistica? Non c'era un film di tanti anni fa che voi avrete sentito quantomeno, che quando calava il sipario, pur davanti alle mille disgrazie, alle mille insuccessi che aveva avuto l'attrice protagonista, si affaccia, guarda lontano e dice domani è un altro giorno. Questa è l'unica parola che mi sento di dire, che domani è un altro giorno e sarà un giorno su cui il sole sorgerà, verrà i colori giallorossi sempre da qualche parte. Io mi auguro ancora al Ciro Vigorito, mi auguro che si utilizzi questa esperienza, guardi, non tanto per i tifosi di una volta, quelli che hanno la mia età, ma per quei ragazzi che oggi a 20 anni hanno vissuto 17 anni di grande calcio con il Benevento. Perché chi, come il vecchio tifoso, come il tifoso storico, ha vissuto i primi 64 anni della propria storia senza mai conoscere la B o la A, credo che abbia certamente una delusione, ma abbia la corazza, lo spirito per poter riprendere. Io ero fiero ed orgoglioso, e lo sono ancora, dei ragazzi e dei bambini di 10 anni, 11 anni, 18 anni che avevano smesso di mettere le maglie dell'Inter, della Juve, del Napoli, perché mettevano la maglia del Benevento. Questo per me era il più grande successo. Io mi auguro che abbiano il coraggio, la tenacia, che dovranno avere anche poi nella vita, come ho tentato di fare io, di tenerla incollata sulle proprie spalle. Perché solo incollando sulle proprie spalle le sconfitte ci può essere un momento di ottimismo. Io sono abituato a essere sconfitto, ma sono anche abituato a riprendermi sempre. Un uomo non è debole perché perde, un uomo è forte perché si riprende. Io non guardo indietro, quindi domani è un altro giorno. Visto il momento di grande difficoltà, le chiedo se vuole domande dallo studio, se la sente. Sì. Ok, perfetto. Allora, Pasquale, a voi. Buonasera e bentrovato, Presidente. Mi ha colpito un'espressione, io sono abituato a perdere, però mi riprendo. Domani è un altro giorno, da domani, a prescindere dal fatto che oggi manchi ancora l'aritmetica per la certezza delle retrocessioni in C, a malincuore però da domani si inizierà a riprogrammare e si riprenderà ancora una volta con la stessa voglia, l'impegno, la grinta, il cuore e la passione che ha sempre messo, o sbaglio? Vedi, io ho detto che domani è un altro giorno, i giornalisti siete abituati, perché voi scrivete oggi quello che gli altri pensano che sia successo domani. Quindi tu stai dicendo una cosa che dovrebbe succedere domani, dobbiamo prendere l'abitudine di vedere quando succedono le cose. C'è l'altro assioma che io utilizzo sempre, io dico sempre che ci sono due giorni nell'anno in cui non si può fare per nulla, e sono ieri e domani, noi possiamo solo pensare ad oggi. Io penso solo ad oggi e sono preoccupato e dispiaciuto, amareggiato, profondamente amareggiato per la mia tifoseria, per la tifoseria e per la città, una città che voi sapete a cui sono legato, a partire dallo stadio che è il nome di mio fratello e ai miei 17 anni che non torneranno più. E l'ora e mezza, o la passeggiata, o le parole, i conforti, dopo le sconfitte, gli entusiasmi dopo le vittorie, riempiranno per sempre i miei timpani e il mio cuore. Domani non lo so cosa succederà. E non è un modo di dire per far preoccupare la gente. Veramente dico a tutti, aspettiamo domani. Fare delle domande su cosa faremo domani, su cosa riprogrammeremo domani, è veramente troppo presto.
Io sono qui non per salvare la faccia, né per fare come altre volte metterla. Sono qui perché avevo bisogno di parlare con qualcuno. Ho utilizzato i microfoni di questa emittente per parlare un po' con qualcuno che ci ascolta. Volevo solo spiegargli che quando si scivola in mezzo alla strada, molti ridono, perché è una scena anche divertente. Io non ho mai riso, ho pensato che qualcuno si era fatto male. E quindi non riesco a ridere nemmeno adesso. Billy Nuzzolillo. Presidente, buonasera. Comprendo benissimo il suo stato d'animo, che è quello di tutti noi appassionati dei colori giallorossi, ma credo che sia importante anche evidenziare un aspetto che credo sia consolatorio. Quei 3.000 che sono stati assiepati sui gradoni del Vigorito nelle ultime partite, quelli che seguono la squadra in ogni trasferta, da loro negli ultimi tempi, al di là della delusione, è sempre emerso diciamo, il pensiero positivo, perché dice: fino a che c'è il presidente Vigorito abbiamo speranze, possiamo ripartire, abbiamo un futuro. Quanto è importante per lei che questo nocciolo duro della tifoseria giallorossa le abbia manifestato ancora tutta quanta questa fiducia e questo attaccamento? È così importante che non so più che cosa dire, perché loro pensano che senza Vigorito non ci potrebbe essere calcio. Io penso che se questo è vero c'è un'intera città che si deve interrogare, perché un uomo non fa il calcio. Io, per quanto possa dare l'idea di essere un presidente isolato, sono uno che ha cercato nel calcio amicizie e affetti che non ha avuto tempo di costruirsi nella vita, perché ha fatto altre cose. Li ho avuti, ne sono felice. Per strada ho perso anche molte cose. Abbiamo perso degli amici per strada, ma proprio persi. Non quelli che non vengono più allo stadio, quelli che ci guardano da lassù. E immaginare di non offrirgli lo spettacolo la domenica non è una cosa facile, nemmeno per me, perché io ho sempre pensato che i vari nomi che si sono alternati in Curva Sud, Antonio ci vede da lassù, Mario sta sempre con noi, corre insieme al pallone, mio fratello, le persone che mi sono vicine di famiglia, sono tutte persone che io so, che io ritrovavo la domenica lì nel campo quando passeggiavo da solo sul campo verde, e so che li troverò. Spero che loro possano trovare me, che è una cosa più difficile. Sonia, ultima per te. Bisogna ritrovare lei, i protagonisti, i calciatori, ma i protagonisti tutti, no, di questa disfatta hanno tolto la Serie B ai Beneventani, ma hanno tolto un presidente come lei alla Serie B, perché non ce lo dimentichiamo che lei è il vicepresidente, eletto all'unanimità, una società forte, solida in un calcio malato dove prendiamo sempre più atto di tante problematiche, no, che si portano, quindi forse non è arrivato il momento di ciò che viene tolto, di riprenderselo, perché magari questa B, e non parliamo di Serie A, è il luogo perfetto per il Benevento e per Oreste Vigorito. Cioè, molte volte le cose si tolgono ma si possono riacciuffare se c'è la volontà di poterlo fare, se si trova la forza di poterlo fare insieme, perché è troppo facile usare la parola insieme quando c'è l'annata dei record, forse bisognerebbe utilizzarla quando ci sta una retrocessione come questa. Sì, è la parola che ha accompagnato la nostra campagna Bonaventi. La parola insieme che ha portato la gente di Benevento a offrire alla città, alla società Benevento oltre 8.000 abbonati, quindi significa che si sa stare insieme. Chi non è stato insieme deve farsi una domanda, perché noi non siamo retrocessi oggi, manca ancora un punto per retrocedere. Noi siamo retrocessi quando è iniziato questo campionato. Questo campionato è iniziato sotto l'indifferenza di molte componenti che avrebbero dovuto capire che stavamo per iniziare un nuovo campionato importante per la città e per tutti quanti gli altri. E non c'è stato questo. Quella parola insieme non è stata uguale per tutti quanti. Quando si sta insieme si racconta tutto all'altra persona, alle altre persone. Non si nasconde niente. Aver paura di nascondere le cose o dire sempre che si hanno problemi più importanti è accettabile quando il problema principale lo si affronta. Quando in una città come la nostra, che è una città che non è fatta da calciofili in maniera particolare, tu
metti lo slogan insieme, ma sai in fondo di non stare insieme se non a quella gente che paga i 5 biglietti in curva. Forse sono loro che stanno insieme, quelli che oggi ancora qui stavano insieme, dove sono anche io, vedi, sono ancora qui all'ultima giornata, dopo una settimana che fra febbre, influenza ed altro ho anche difficoltà a parlare, io sono insieme, ma non perché sia più bravo degli altri, perché io quando amo qualcosa lo amo veramente, non solo quando mi porta qualcosa, altrimenti non sarei mai dovuto venire nemmeno a Benevento, perché io non dovevo prendere niente a Benevento. E allora non guardiamo alla massa, guardiamo a quei pochi che sanno soffrire e che sanno stare insieme. La ringraziamo, le facciamo un grosso augurio a lei e a quei tifosi che c'erano e ci sono sempre stati anche quest'oggi al Tombolato. Grazie Presidente. Sì, solo una cosa. Mi dispiace.